Benvenuti a Monopoli Juventus Next Gen, quarta giornata della Serie C, Girone C. Ci aspetta solo l'ok del direttore di gara che arriva ora, comincia Monopoli Juventus Next Gen. Recupera il pallone ancora una volta il Monopoli che pare abbastanza pimpante. Viteriti lotta, poi al limite dell'area c'è un'altra conclusione col sinistro. Vola da Fara, palla sul fondo, Juve sotto pressione. Via lungo. Perotti anticipato da Calvano, attenzione allo scatto di Pace davanti ad Affara. Pace alza troppo e manda in curva questo pallone. Perotti, ampiezza per Comenensia, sterzata, rientra Comenensia, comincia a vedere la porta, si accentra. Comenensia! Una sventola di sinistro che finisce alta, bella iniziativa dell'olandese. Meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Punizione affidata a Scipione che cerca lo schema, Bruschi la fa girare. Non era una cattiva idea, palla a lato con Daffara che osserva. Battuta di Kudryk che ha visto l'inserimento di Peters, da Graca palleggia, palleggia anche Calvano, da Graca recupera. Perotti, morbido per tornare da Graca di testa. Era tutto buono, colpo di testa centrale, la parata di Vitale. Juventus vicina allo 0-1. Partenza però adesso di Cristallo che riesce ad andare in serpentina. Il servizio per Grandolfo. Gestisce, va di prima, scivola Fenaghian, ma in suo soccorso c'è Kudryk. Fallo e giallo, fallo e rosso per Cristallo, che viene espulso per un brutto fallo a metà campo. Non ha avuto dubbi l'arbitro, direttamente cartellino rosso. Rimane in 10 il Monopoli. E qua va ad atterrare Kudryk, rosso diretto. E allora Comenensia, è liberissimo Guerra, in fase d'attacco la Juve, binario centrale. Guerra allarga, Fenaghian, sovrapposizione interna di Kudryk, Afena prova ad andare fino in fondo, si ferma, serve Nicolo Kudryk, appoggia all'indietro, si libera per il sinistro Macca e spara però alto. Calcio d'angolo Juve, andare dalla bandierina faticanti, colpo di testa, palla che rimane lì, poi Comenensia che ci prova ma non trova la porta. Tiro sporco dell'olandese, scade ora l'extra time, controlla il cronometro, il direttore di gara, finisce qui la sfida, cala il sipario, 0-0.